cosa dirà agli agnonesi questa sera sul Calaccio? Beh, illustreremo quelle che sono praticamente le linee guida dettate dai piani operativi e recepite con l'atto aziendale. E diremo quello che vogliamo fare per Agnone, diremo quello che vogliamo mettere in atto immediatamente, nell'immediatezza, cercando di tracciare un cronoprogramma di quelle che sono le idee, ma soprattutto le linee sanitarie indicate dai piani operativi. Ingegnere, nel concreto quale sanità dovranno attendersi le popolazioni delle aree interne? Ma guardi, il percorso è stato tracciato, credo, conformemente a quelli che sono i decreti ministeriali. Il decreto ministeriale 70 ci ha dato le linee per aree disagiate come quella di Agnone ed è quello che è stato messo in atto con il piano operativo, 20 posti letto di area medica che sono un bel risultato secondo me per il territorio perché sono un presidio importante per questa città, un pronto soccorso, anche questa è una realtà da rimettere in carreggiata velocemente, e una serie di attività territoriali sul territorio come l'RSA, come il centro diurni, come altre realtà territoriali, nuove specialistiche da attivare, completare il percorso della Casa della Salute, che è la cosa che si vuole realizzare ad Agnone insieme alla struttura ospedaliera. Fondamentale sarà riempire l'ospedale di contenuti, mancano medici, mancano infermieri, mancano ambulatori. Abbiamo già attivato degli avvisi tempo determinato nelle more delle procedure concorsuali che andranno in itinere nei prossimi mesi, tra il mese di marzo ed aprile. Però proprio per dare delle risposte immediate, abbiamo in questo momento un avviso per l'area medica e un avviso per il pronto soccorso in itinere. Stanno procedendo le chiamate in base alla graduatoria proprio per consentire alle persone, ai medici che hanno partecipato, di prendere servizio nelle prossime settimane. Si è parlato tanto di accordo interregionale Molise e Abruzzo, solo che nell'atto aziendale non risulta. Gli accordi regionali non sono oggetto di quelle che sono le regolamentazioni interne dell'azienda. Questa tipologia di attività è seguita direttamente dalla regione che so avere in corso una serie di incontri con le altre regioni proprio per definire quelli che sono i percorsi tra le realtà vicine, che sono soprattutto nel nostro caso l'Abruzzo, insomma, con il quale si cercherà di avviare una sinergia forte proprio per garantire entrambe le popolazioni che stanno in aree disagiate come quelle aree limitrofe che sono al confine tra le due regioni. Rapporto pubblico-privato, non credi che la regione Molise sia un po' sbilanciata verso il privato? Ma guardi, io ho un po' un concetto del privato che è un concetto di complementarità rispetto a quello che è l'offerta pubblica, per cui tutto ciò che riusciamo a dare con l'offerta pubblica lo diamo internamente. Ciò che non riusciamo a dare, credo che sia doveroso cercare di, a fine di tutelare la cittadinanza, la salute dei cittadini, andare a cercare di fare la complementarità con il privato, e questo è un dovere, credo, delle istituzioni sanitarie. Posso? Se abbiamo esaurito con il Caracciolo, volevo chiedere a proposito del Cardarelli, i campobassani sono terrorizzati. Parliamo del Caracciolo questa sera, credo che sia una serata dedicata al Caracciolo anche, e... Mi ha chiesto una panoramica a Campobasso anche sul resto della sanità, se possibile. Guardi, una panoramica sul Cardarelli e in questo momento dovremmo fare una tematica. Noi abbiamo avviato una serie di azioni tese ad applicare quello che è l'atto aziendale. Tra queste la dismissione di alcune unità operative che vengono dismesse, ma stiamo ipotizzando con la creazione delle reti di dare il servizio alle persone, non il posto letto, ma il servizio, questo è quello che ci proponiamo, di soddisfare le esigenze e i bisogni della cittadinanza. Questo credo che sia il nostro dovere. Poi per quanto riguarda le linee, signori, vedo molta meraviglia, in realtà io vedo, non so se un dispiacere o quasi un'incredulità nel volere applicare, noi vogliamo applicare quello che era scritto nei piani operativi e quello che abbiamo ripreso dai piani operativi con l'atto aziendale. Questo è il nostro mandato, questo è quello che dobbiamo farlo per i cittadini molisani. Lucio Pastore, c'è un caso aperto, ci sarà il 7 marzo? Non ho casi personali o particolari.